Francesco. Si comincia. E si comincia. Pokémon Trainer. Rom, Pokémon Trainer. Blato ha detto infatti prima che lui ha capito come giocare, ha downloadato il Joker di Ipnema. Quindi Ipnema sceglie Chrome, esatto, perché non vuole usare il suo main principale che è Joker. Ma comunque ricordiamo che Chrome è un PG che usa all'inizio del gioco, lo sa usare abbastanza. Ecco qua il punish di AB, bellissimo, 26%. Subito. Comunque Pneuma è un giocatore molto tecnico, ricordiamo. Sì, è uno che ama moltissimo la barra e le combo. Sì, assolutamente. Però era spesso noto per questo su Smash 4. Esatto, era anche un po' preso in giro, perché ricordiamo che comunque prima delle combo sono più importanti altre nozioni. No, altre, anche quelli. Ma anche altre nozioni come magari un neutral, un disadvantage, comunque sapersi muovere col suo PG. Quindi ricordiamo che Pneuma è un giocatore che spesso ha fatto questo errore nel passato, ovvero di concentrarsi più sul lato tecnico del suo PG e non su quello che può veramente farci nello stage. Esatto. Abbiamo un bellissimo switch per evitare questa prima. Comunque buona lead da parte di Pneuma. Sì, sì, buona lead che tra poco lo porterà anche il presente, penso anche da Jab Back Air. Questo sai più un po' brutto. È sliding e tilt che fanno qualsiasi cosa. Ancora sbaglia, atterra sullo scudo, vuole farlo. Up smash. Ok, ok. Finalmente mette un po' di danni seri, Bilan. Oblato. Ok, bello, mi stappa coi salti, atterra col back air, viene punito però. Però SB no. Ok, bravo Blato. Bravo, però basta fare questo SB che se non ti sai snappare. Wow! AB. E usa l'armor della B per eliminare il stop smash. Bellissimo! Ha provato la rite con la smash. Counter però saggiamente e ora anche Chrome che torna in percentile. Certo, prova a fare la porcata, ma dico prima forse fare un neutral B di sì, ma volendo anche una B e basta. Comunque Stills che kill. E ora direttamente va su Ivysaur. Squirtle lo skippa proprio. Sì, poiché bello, mi è piaciuto. Non so quanto sia produttivo Squirtle del percentile. Beh, poteva fare qualche combo interessante prima di poter switchare alla fine. Beh, certo, così piccolo però ha più difficoltà. Ci prova, è il timing un po' sbagliato, però con l'effetto anche brutta di Aida Pneuma, probabilmente non si aspettava minimamente quell'angolo. Esattamente. E fu un 9% per dire. Ok, switch a Charizard, probabilmente riswitch a Squirtle. Ma switch da Squirtle, cerca. Fra. Oh, F tilt up throw. Fire. Attenzione. Per la parte di Pneuma. Fammi far ridere. Vai. No, oh, peccato, è down smash, testa di cazzo. Vai, gimpalo, perché non lo gimpa? Voglio vedere lo spettacolo. Abbiamo un crono che sta facendo 1v1 a sberleffo su Tetris. Che hai? Intanto stai già fino ad avere una bella lead. Continuo a tenere questo spirito, però non so quanto conviene, perché esatto, un F smash di Chrome a ledge, spirito l'esplode. Ma anche da centro stage. Side B, prende il Divisaur. Ricordiamo che prende la hit che manda in alto del 6B di Divisaur è quella che prende da vicino. Quando sei vicino a te Ivysaur. Se invece più si allontana la lama, la hitbox cambia. Punisce un po' la smash. Lento, opzione secondo me è poco safe, è poco utile. No, vabbè, per punire la pista. Sì, però è lo smash più lento di. Sì, ma manda in alto. Quindi comunque. Oh, cerca già per Ben, non lo trova. Buon SB da parte di Ivysaur. Attenzione, una lista enorme da parte di Bilan. Sì, assolutamente. Switch a Charizard saggiamente a legge. Attenzione, Bair. Va offstage. Non fa no, nulla. Cerca di Death Smash. Aveva letto, ma non è riuscito. Ma dove sta per prendere il salto? Un altro AB. Pneuma veramente ne sta tirando tantissimi. Comunque, vediamo. Buon Air finalmente prende il secondo stock di Bilan. Ci ritroviamo all'ultimo stock per entrambi. Però una enorme lead. Tra poco esatto potrebbe mettere la combo di Squirtle col Jablock. Invece preferisce lui c'ha Ivysaur a Shilpok che fa 20%. Ho fatto una cosa di 15. Bella combo. Ma cerca non ha preso quello switch punto della P. Esatto. Doppio certo altro 6B. Ancora Pneuma in questo momento si trova veramente molto schiacciato da questa Ivysaur. Però finalmente mette il remake. Bella tech. Diciamo che la bravura di. Madonna! Eccola qua, un'altra stock. Stavo dicendo la bravura di Blato. In questo caso deve essere portarlo il più in late possibile. Esatto. Mantenere la lead. Perché comunque un difetto di Blato è quello di perdere la lead stesso. Per errori o per momentum negativo. Di conseguenza. Sarà poppy. Oh, ma c'è Bolshash. Hola! Hola!
la spagnolo, hola chico. Caramba. Oh, io sono stato in Spagna da una settimana e mezzo ora. So tutto lo spagnolo. Paella. No, no, la paella sono volta l'abbiamo presa ed era pure buonissima. Hai visto? Tra l'altro, vi racconto l'infamata ci hanno fatto a Siviglia. Dobbiamo prendere la paella e ci ha detto 15 euro. Noi tutti contenti, la paella 15 euro, ok. Mangiamo, ci portano il conto, abbiamo preso 47 euro in due. Perché la paella non era 15 euro, era 15 euro l'uno. Quindi mi ha pagato 30 euro di paella per un coso, vabbè, però erano tipo 400 grammi di riso. Quindi ragazzi, morale della favola, gli spagnoli non mettono i prezzi bene. Dio Cristo! Che sta facendo una pausa mentale, non capito? Sta meditando in questo momento. Si evolve. Madonna, ma cosa sto facendo? Ma ti ho fatto un bellissimo. Era un sogno tutti aperti. Nel frattempo abbiamo ammirato uno switch. Oh, no. Attenzione, Pokémon trainer Joker, tu, Iro, Lucas, mio padre. Vero. Bencho, Bencho, Bencho. Ma non c'è Boo, capito? Perché è un fantasma. Tuo padre è Ecto Luigi. Minchia, sarebbe Luigi fantasma. Sì. Allora, te hai visto Luigi messicano? Che tipo fa quello, quel video con le macchine, fa Miami Daily Traffic, poi schianta e fa oi yong oi. È incredibile, ragazzi, cercate di Miami Daily Traffic su YouTube. Comunque abbiamo cominciato il secondo abbiamo battuto il Filippo. Dov'era la prima partita? L'abbiamo giocato. Non te lo ricordi ovviamente. Coglione. Oh, non punisce. Pneuma dovrebbe sapere che allora ragazzi, ecco una cosa molto importante che ho imparato da Piero P, grande Piero Premossi. Piero P, ti si vuole sempre bene. Quando Squirtle fa side B, dovete counterarlo. Quando lo counterate è l'unico modo per punirlo durante il side B praticamente. Non potete né grabbarlo né colpirlo. O lo counterate o aspettate che finisce e punite alla fine. Esattamente. Quindi ricordatevi, se il vostro PG è un counter, appena vedete Squirtle fa side B, tirate il counter, lui vi verrà contro e... Lui va a morire. Comunque ecco qua un po' di anche knowledge dai due cavalleri. Dai due cavalleri. Vi danno pure la knowledge, la cosa importante. E ancora un altro side B a pair che stava per killare Pneuma. Un match molto even in questo momento, prova a punire. Mi sa che era un misclick doppio fair, lo insegue off stage. Vediamo se continua, aspetta legge. No, preferisce legge trappare, non copre la roll. Buono il nail. Sì, sì. Però non cammina durante il side B, cosa sbagliatissima a mio parere. Bel fail, lo butto il stage. Vediamo se riprende lo spike. Okay, si suicida, va bene. Ok. Una pausa di riflessione. No, speriamo che non si tilti più del dovuto. Però a punire, deve prendere lo stock adesso e lo fa. Già bravo, Blato. Sì, sì, è vero, Blato mi ha dato tantissimo. Pure io. Frutto di duro allenamento e di anni di mesi ad allenarsi con forze, con Backthrow, con me, con Pork, l'hanno reso veramente un giocatore molto più forte, rispettabile. Sì, ora speriamo di vederlo in top 12. Sì. Years of research. No, perché però Blato non è la N parola, quindi non può fare years of research. Vedi pure Penny prende qui su Smash Bros Italia. UAB. Bene. Lo switch. Ma vuole continuare. Sa che a questa centrale comunque ancora per un po' Cron non lo potrà uccidere. Vuole prendere ancora più percentuale. Ci riesce. Ancora bella pair. Legge tutto. 77 forse ora sarebbe il momento di switchare. E infatti switcha. Bravo per recuperare. Mixa un po'. Oh, legge la roll. E non possiamo. Se fosse stato di... lui lo sapeva comunque di usare l'acqua sulla pitch. Prima abbiamo parlato e mi ha detto sì, lo so, devo usare l'acqua. Solo che mi viene difficile, quindi... Bello, si sta girando. Quindi comunque Blato sa il matchup, ma non riesce a realizzare quello che vorrebbe fare. Penso Blato abbia questo difetto principalmente. Sa la teoria, ma non sa la pratica, ecco. Cioè, lui sa cosa fare perfettamente, ma non sa come farlo. Beh, comunque non ha troppa esperienza. Oh, back air, sì, true. No, comunque non è un player con troppa esperienza, però ha dei results abbastanza carini. È arrivato tipo a gennaio, febbraio, con Smash Ultimate, quindi non giocava Smash prima. Quindi comunque è un giocatore che in questi 8-9 mesi... Stesso.
comunque c'è il capo, se non trova di pulisce. Questa B di c'è il 6B. Questa B di no! Super Arnold. L'aveva preso, era lo spike, bellissimo. Bellissima B con perfetto timing e qua alla fine, invece no, brava da sulla piattaforma. E siamo lo stress caballeros. Siamo proprio noi. Prendiamo a pulito anche il setup, beh, vero, sì. Vero. È l'Ilabba, perché ha fatto quello che diciamo prima. Tutto quello che riesce a fare. Ora non è inutile. Parità di stock, ma vantaggio per della roll. Taunt, doppio taunt. Wow. E ora vediamo se mi sa che Blanford vorrà tenere già ritardo tutto il Binan game. Tutto l'ultimo stock. Ricordiamo che comunque Binan è il personaggio che ama di più Charizard, è quello con cui si trova meglio. Quello con cui ama di più giocare, ma non basta. Abbiamo visto ha fatto il fair. Ma il fair parte da sopra Charizard. Esattamente. Quindi Pinama, facendo backer di Chrome, si è pure abbassato. Ha impedito che prendesse il fair di Charizard. Quindi prima col suo backer. È stata un'ottima mossa, non so se l'ha fatta apposta di fare questo artbox shifting. Sì, col sì, l'ha labbato. L'ha labbato. Cioè, lui proprio aveva già realizzato la CPU che faceva fair e lui faceva il back air. No. Band saluta. Band. Oh, attenzione, è iniziato. Hanno cominciato. Non è vero un cazzo. Vabbè, torniamo sugli stage perché sono più belli di noi. Nessuno switch da parte di Milan, io se switcherà. Forza mi coppi. Chrome. Chiami coppi, Neuma. Roy. Fra switch. Ah, non abbiamo messo l'1-1. Tanto vince Rolls Royce. Wow, guarda, è pure verde, fra, che stile. Sembra Achille Lauro. Nell'occhio. È Achille Lauro, fra, tutto verde. Andiamo a Achille Lauro. Che vuol dire, fra? Roy Achille Lauro. Speranza di... perché i colori del Napoli, squirto. Wait, cerca di prolungare le combo con un'altra pair. Non ci trova. Sai B? Non sa la cosa del counter, perché proprio vediamo che evita tutto. Qualsiasi sai B di Squirtle preferisce. Attenzione, sopra, cerca gli F-Tilt a vuoto. Attenzione, punisce a pair. Cerca il fair, non lo trova. A pair, ma niente. Attenzione, cerca il nair, cerca il side B, lo prende. Attenzione, non switch. Appunto, arriva lo switch. F-Smash, brutto in un bruttissimo angolo. Attenzione, cerca il nair, ma non lo trova. Comunque, vediamo una situazione di ottimo vantaggio da parte di casting. Let's go. Vabbè, bella situazione da parte di Blato. Blato che fa una buona tech roll. Wow, queste sì che sono le cose. Guarda, ha fatto la tech. Attenzione, cerca la ridda, non la trova, però ottimo il tentativo. Poteva punire anche un F-Smash, forse. Considerando che c'è Nair. Ma brutta in un angolo veramente brutto, cerca il Nair, non lo trova. Sì, assolutamente, però... Alfa, prende il telefono, a B, da parte di Pneuma. Cerca il set B ma non lo trova. Cerca un altro set B ma non lo trova. Nair, butto in un brutto angolo. Pinema, attenzione, cerca il fair, non lo trova. Bear, cioè backdrop, tentativo di Bear. No, non c'è tentativo di Bear. Attenzione, switch a Charizard. Charizard è pesante, è un drago. Attenzione, Aptro, non trova la kill. Non trova per pochissimo. Comunque, vediamo. Comunque, cerca il job, niente, attenzione. Poteva fare fail, forse. Counter up smash, il secondo hit dell'up smash. Secondo hit dell'up smash. FPC fatto male, meglio Pac-Man. Salvo con la striscetta di cocaina. No, bra, è più addormentato, non è sì, cocaina. Sì.
eroina, bro. Sto scendendo, lo trovo. Oh, attenzione, Bale che prende da sotto. Questo, che schifo, che schifo. Uptro, attenzione, niente, lo trova Tilt, ci prova, niente. Bale da parte di Pinauma, Fair. Attenzione, nel frattempo vediamo un Fair. Lascia attacca a Pale, altri a Pale, non li trova. Bale da parte di Pinauma, attenzione, buona tech roll. Buon inside B. Attenzione, F-Tilt, cerca il Fair, non lo trova. Attenzione, buono il Fair da parte di Pinauma, sweet spot. Parla in un brutto angolo, Blato, attenzione. Blato leggermente in svantaggio, poiché c'è poco stage control. Ma comunque vediamo, Bilon che cerca il set B, cerca un altro set B, cerca di prolungarlo, non lo trova. Buona attack da parte di Pinauma. Attenzione, cerca il Fair. Pinauma vuole assolutamente killarlo, tipo ora. Sì, vabbè, non ci cerca il Fair, mai. Niente, attenzione, Eftro, buona Eftro. Attenzione, no. Assolutamente, non riesce. Comunque, beh, non vero, vediamo, non un tentativo, stai zitto, vediamo un tentativo di destra. Oh, neutral B, che non... niente, cerca di far togliere... La spisciata, ma niente, la smash, che schifo. Sclick. L'ha scliccato. Next click. Madonna, cerca la smash, non lo trovo, attenzione. Scliccatissimo. Oh, buon il nail, buon il fail. Cioè, left tilt che prende da niente. Non si dice Skirtle, un pazzo uomo. Sì, assolutamente. Si fida il suo Skirtle, e invece si va a grabbare. E così saranno tanti danni. Da un drop air, ma era un sour spot. Vai, attenzione. Vai, fare la jablock, forza. Forza Bilan, la jab. Fail, cerca un altro fail, cerca left tilt, non li trova. Qua, ora il momento, no? Ah, punish mancata. Niente, veramente, Bilan in questo momento può, poco on point, non riesce a piazzare niente, è un po' tiltato, lo vediamo un po' proprio nel suo mondo. Attenzione, comunque ottima, veramente, lì da parte di Pinauma. Pinauma sta capendo tutto, lo prova sulla piattaforma, vuole. Cerca la smash, non lo trova, B. Un po' rischiosa, però bella. Nair a Pay. Nair 1 a Pay. Sick. Questa Nair la sa. La bare. La sa. Fa bene alla bare. Sa proprio tutto. Le 2 a 1. Dopo un primo game un po' sloppy. L'abbiamo visto recuperato. Vediamo se si avvizza. Provaci. Fatti vedere. Fatti vedere. Bruh. Siamo? No. Ah, lo sai che io e Codoletta abbiamo cominciato a streamare. Addio Tenzing. Che cazzo c'è? Codoletta è il bimbo di Addio Tenzing. E tu sei Tenzing. Sai perché? Perché? Perché sei pelato. No, ma io ho un sacco di capelli. Che dici? Io mi sembro pelato. Non sono pelato. Minchia, senza barba. Sembra che ho 4 anni in meno, però. Perché hai 4 anni e basta. Attenzione, switch di skin. No, volevo quella default, però c'è. Wow. Raga, ci sono Crono e spostiamo la cam, spostiamo la cam. Guardate. È 1v1 di Tetris. Ora si stacca tutto, boy. We are back. And I'm pro. We are back pro. Suka. Nera per, non male. Grande Max Maio. Let's go, Max. Ma sono peggio di Di Maio. Ma guardate che Di Maio è fitto. No, mi sono finto come un pitto. Ma Di Maio è fitto. Ma Di Maio è fitto. Di Maio è pitto, non lo so. Raga, stanno partendo, let's go. Io pure sono partito. No, ma fra, non devi dire queste cose. Che cos'è? Ma è battuto. No, è poco costato. Di Maio è pitbull, l'ha detto Crono, non poi. Di Maio è un pitbull, l'ha detto. Comunque, c'è lo Super Mario Stadium. È il 2. Sì, è il 2. No, è Battlefield Pokémon Stadium. Io sono perché sta... Battlefield. Perché è schifo. Ma fa veramente schifo. Fa veramente. È sai chi fa veramente schifo? Chi fa veramente schifo? La N città. La N città? Quindi è il Niger in Algeria. Niger è crescitivo in no! No! Ci bannano! Guarda che ci bannano! Ma sei scemo! Guarda che le bannano le persone per questo, non lo devi dire! Allora, ragazzi, ho detto bigger, ok? No, ragazzi, Vectro è un criminale, lo mandano nel ghetto a New York, poi vediamo quanto si diverte. Sì, c'è il ghetto a New York! Nel ghetto a New York ci sono i...
No, non si dice. Ci stanno i uomini di chiesa. Uomini di mare. Pure, ci siamo sto noi. Sto pensando alla via d'uscita. Niente, la mia vita. Dobbiamo gastare, ok, lo gastare intanto. Cerca di servire nulla, non riesce più. Un intero stock di svantaggio, fai, veramente una partita che va avanti indietro questa. Oh, no, cercano due F smash, ma non li trova. Ma perché si ha vinto con prova quando switchare a Roy? Ha vinto un game e poi sta bene. Boh, è ritardato, è down. Non abbiamo altro da dire. La Trizio 2021 è brutta. È ora di switchare, c'ha ritardo, prova il boom, cerca il counter, avrebbe killato. No, probabilmente avrebbe counterato il primo hit, perché ha due hit, quello da 3 e quello da infinito. Vero, hai ragione. Oh, però lo butto off stage ancora. Prova a seguirlo. Cerca il set B che non snappa. Attenzione. Ancora side B. Ha fatto un brutto errore. Riesce? Invece recupera. Buono. Ci prova. Fair di pochissimo. L'avrebbe portato a un vantaggio gigantesco. Ricordiamo che comunque Charizard ha le braccine perché è un T-Rex con le ali. Oggettivo. È un T-Rex basso con le ali. Che per compensare il suo essere basso. Non è così basso. È più alto. È 1,84, vedi, tipo. Ma che è più alto di Roy? Allora Roy è 1,50. Roy è 1,4. 1,4 sì. Roy. È un bimbo. È mini Kenny Reeves. Mini Zala. Sì. Cerca da un B. Cioè il down air, niente. Per rallentare la caduta, però. Oh, comunque. C'è 107, Bocciac percent, buona lead. E se l'hai ripreso, ti ha ripreso tipo tutta la lead. In questa mossa. Buona lettura, fail. Vabbè, bel recupero a coprire il legge con 6B, però il back air. Jabrar Bale, buono. Back air. Ricordiamo F-throw. Jab back air è un kill setup che hanno sia Chrome che Roy, solo che quello di Chrome è più consistente. Quello di Chrome è più consistent, ma killa dopo. Mentre quello di Roy è più inconsistent perché devi prendere col sweet spot, però killa dopo. Quindi, cioè killa prima. Quindi comunque si compensa la vicenda, diciamo, dipende tutto da quale vuoi avere il tuo playstyle. Se vuoi essere difensivo o vuoi essere più aggressivo. Comunque, intanto, però ecco mettere sui primi combo dello stock. Ancora bello la partita. Ho fatto più. Come che ha fatto? Più. Squirrel. Squirt. A lot. Sembra che ti sei mangiato un babà. No, mi sono mangiato un gopechegno. Gopechegno albero di Natale. Sì, non si dice pempe. No, bene, sì, non pepe. Si dice quello che hai detto prima. Si dice, allora, la vageggia e la scolopendra. La vageggia, ho aperto la tomba. Il pene è il pipo. Ragazzi, comunque, come non si sente audio del gioco? Come non si sente audio del gioco? Non ho capito. E ora dobbiamo chiamare quel pagliaccione di Pipi. Pipi. Appena finisce? Mamma mia, il 6B l'avrebbe killato forse con quel Bayer. Metro lo butto off stage, prova il chase. Buono il Bayer. Mamma mia, pari per cento, esattamente la stessa percentuale, anche col virgola. Prima F-Smash. Questo F-Smash. Buona la read. 3-1, un match che sembrava ormai vinto da Blato con un intero stock di vantaggio. Finito il recupero ed è un 3-1. Ottimo, e ora chiamiamo Pneuma. Fra, metti la gamba. Pneuma, non dicono che non si sente l'audio del gioco. Grazie.